Gentili ascolti, Diciamo 15-18 è quella poi seconda che è stata forse anche peggiore, ricorderete sicuramente tutti i vari stermini assurdi, no? Dove la gente veniva eliminata, si parlava addirittura di pulizia etnica, no? E, di pulizia etnica, e come è pulire un giardino, pulire un quartiere? Allora, lì eliminiamo certe erpe, di là le lasciamo, quegli alberi li possiamo togliere pure, teniamo solo questo tipo di erba, questa razza buona di erba che fa bene. Siamo a questi punti qua, cioè siamo stati di fronte a dei malati di mente, mi riferisco a nomi ben precisi, Adolf Hitler, Benito Mussolini, e non solo, per non parlare poi di altre situazioni che correvano sotto terra, no? Dove si escogitava poi stragi, eccetera. Insomma, io pensavo che, insomma, quando sono nato, dopo parecchi anni che sono successi questi fattacci, dico per fortuna che adesso un po' la società mondiale, la politica mondiale ha capito che le guerre sono terribili, sono dannosissime, sono atroci e non si commetterà più sbagli di questo tipo. Anche a scuola, quando sbagli il compito, poi lo rifai e non li sbagli più, insomma. Ecco. Cioè, voglio dire, qui stiamo di nuovo sbagliando. Stiamo di nuovo sbagliando, la storia si ripete. Ma allora che nuove generazioni sono? Cioè, ma chi abbiamo ai comandi? Ma chi abbiamo ai comandi di questi paesi occidentali? Chi abbiamo ai comandi di una Francia, ad esempio, che con Macron, che si è permessa addirittura di far entrare i propri poliziotti nel nostro territorio senza chiedere niente a nessuno, senza chiedere permessi, niente, si entra e si fa quello che ci pare, tanto l'Italia è una massa di imbecilli, si può fare quello che ci pare, quindi entriamo pure e facciamo vedere anche chi siamo noi, no? Questi governi di destra, questi governi fascisti, parliamoci chiaro. Dunque, c'è stato questo atto di guerra da parte di Gran Bretagna, Francia e USA, ok, nei confronti della Siria, e stiamo assistendo anche ad un silenzio, anche a dei silenzi molto importanti, come ad esempio il Papa, che avrebbe subito a squarciagola condannare una cosa del genere. Come mai non si è sentito fino adesso? Il Vaticano, Vaticano, ipermiliardario, come mai non si è sentito? Come mai non l'abbiamo sentito contro questo atto di guerra? Un atto di guerra pericolosissimo che potrebbe avere un'escalation e andare di mezzo tutti, perché se iniziamo a tirarci le bombe atomiche, che più volte abbiamo sentito minacciare di questo, queste minacce le abbiamo sentite in modo particolare dal presidente attuale degli Stati Uniti, Donald Trump. L'avete visto? Che personaggio?
Si dice in Veneto un vecchio da bar. Avete presente quando si va al bar e giocano le carte? Io farei così, io farei, ammazzerei tutti, io farei, butterei in aria. È la stessa cosa. Abbiamo un personaggio di quel tipo ai comandi. Ci sono dimostrazioni davanti alla Casa Bianca, perché gli americani sono un popolo serio, un popolo intelligente, non sono tutti come Trump. E malgrado ciò, c'è da chiedersi come mai al potere vanno sempre questi furbastri? Come mai al potere vanno sempre questi maledetti? C'è da chiedersi. L'unico in Italia che insomma si è un po' opposto a questa situazione che è successa, che si è messo un po' a criticare, è stato un personaggio che si chiama Matteo Salvini. Insomma, voglio dire, perché a onor del vero bisogna dire le cose, ma ad esempio, liberi e chiari, liberi e cosa sono lì? Liberi e uguali, si sono sentiti? Poi non ho sentito niente. Come mai liberi e uguali non si sono sentiti? Boh, tanto per fare un esempio, il PD, lasciamo stare, ok? Cioè non si capisce. E Di Maio? Come mai? Il Movimento 5 Stelle? Come mai non si è sentito nessuno criticare fortemente, con determinazione, una cosa del genere, un atto del genere, un atto di guerra del genere? Come mai? Gentiloni, ad esempio, crede subito, accetta subito la versione, quella degli occidentali, senza un attimino verificare bene, se ne prenderà una responsabilità su questo. Anche perché poi io ho fatto una ricerca qui con la nostra testata e ho un po' cercato di capire cosa è successo. Si parla anche di fake news, cioè si parla di bombardamenti chimici che poi nei pronti soccorsi lì in Siria la gente era intossicata da fumo, ma non da componente chimico. E questi sono dati di fatto, sono stati documentati. Qualcuno mi dirà: ah, beh, allora tu ascolti loro, noi ascoltiamo la versione invece degli occidentali e siamo uno a uno, come dire, siamo pari. Eh no, non è così. E comunque, se è così, io credo a quello che vedo, alle realtà che vedo. Va bene? Cos'è successo in poche parole? Cos'è successo? Allora, io adesso entro nella notizia, cioè è successo che un attacco che a detta, diciamo, di questi occidentali è perfettamente eseguito e senza nemmeno creare dei danni, tanti danni e collaterali. Intanto io non ci credo a questo, e quando si buttano delle bombe sopra la gente, sopra delle città, sopra degli edifici, di danni ce ne sono parecchi. Anzi, mi meraviglio quei personaggi, mi piacerebbe vederli davanti, no? Nome e cognome, no? Quei piloti che vanno a sganciare delle bombe. Avranno anche loro, penso, poi famiglia, eccetera. Dopo, si sentiranno a posto con la coscienza o no? Si sentono a posto con la coscienza perché loro devono eseguire gli ordini? Ah, bella questa. Risposte del genere ne ho sentite diverse. Ah, perché se uno, chiedo alla regia centrale, vedo che oggi in emergenza c'è appunto Treviso, a Rosario Moreno. Chiedo, Rosario, ma se qualcuno a te ti dice, ascolta, appena esci dalle mura di Treviso, buttati nel Sile, fai un bel bagno, poi anche se non risali su, non importa. Ecco, tu lo fai? Io credo di no, insomma. Massimo, se posso risponderti, non lo farei, ma non perché stiamo facendo questo discorso, semplicemente perché noi insegniamo alla gente, dico, ti do l'informazione, ma ragiona con la tua testa. Certo. Allora, che cosa è successo? È successo in poche parole questo. Allora, ritorniamo al discorso. Dunque, allora, grazie a Francia e Regno Unito per la loro saggezza e la potenza nei loro raffinati eserciti, non avremmo potuto avere un risultato migliore. Missione compiuta. Oh, pensa a te, che uno come fa? Allora, se non si crede a quello che ho detto io poco fa, figuriamoci se si dovesse credere a affermazioni del genere, no? Dunque, questo qui praticamente è un tweet, come
Questo che avevo appena detto, no? È un tweet del presidente Trump nel primo messaggio della giornata dopo il discorso alla nazione durante i raid della notte in Siria. I tre obiettivi strategici a Damasco e Homs sono stati centrati. Sono stati centrati siti di produzione e stoccaggio, comunica il Pentagono. Siamo riusciti a minimizzare nell'attacco gli eventuali danni da armi chimiche, precisa. Il programma di armi chimiche siriano è stato riportato indietro di anni, ha aggiunto. Un discorso del genere, cioè, è molto, molto, cioè, voglio dire, blando, molto superficiale, molto generale, proprio molto approssimativa. Cioè, ma come si fa a dire così? Come si fa a essere sicuri di dire così? Ecco, abbiamo appunto, come dicevo prima, i personaggi di osteria messi lì a capo di stati, e non si può che aspettarci affermazioni di questo tipo, discorsi di questo tipo. Quindi il sottoscritto non ci crede assolutamente. C'è questa cosa qua, insomma, comunque, questo attacco, volevamo darvi questa notizia, questo attacco gravissimo, gravissimo perché? Perché potrebbe innescare un'escalation e coinvolgere altri stati, possono essere interessate armi di tipo nucleare e quindi voi provate a pensare, lo dico a tutti, a coloro che la domenica poi vanno al mare, che vanno in montagna, che se la godono, che non vogliono sentire queste notizie, che magari attaccano a te perché dai queste notizie scomode, ma noi lo facciamo anche per loro. Perché se inizia a girare radioattività, non si può più andare al mare a fare il bagno, non si può più andare in montagna a farsi fotografare. Molto, molto spesso vedo sui social network tutta questa gente che si fa fotografare in tutte le maniere, in maniera anche quasi maniacale, assurda. Ecco, voglio dire, quindi è andato il momento. Se c'è una radioattività che incombe su tutti gli stati, perché guardate che se inizia a esplodere delle bombe atomiche, non sono come quelle di Nagasaki e Hiroshima, che già erano potenti di per sé, sono non so quante volte più forti e creano una radioattività a livello, perché poi questa radioattività col tempo si propaga in tutta la crosta terrestre ed aumenta come dire, il livello di radioattività che va a danno delle persone, perché poi va a contaminare gli ortaggi, va a contaminare il latte, va a contaminare l'acqua, va a contaminare l'aria. Insomma, è inutile che vi ripeto quello che spero che possiate già capire. Chernobyl insegna, Fukushima insegna. Attenzione, perché questa è una situazione grave, perché la gente comincerà a ammalarsi, giovani, bambini, anziani, di mali incurabili. Ecco, cioè, mi riferisco a quello che avete già capito. E quindi ci sarà una moria, ok, di popolazione continua per sempre, perché la radioattività sappiamo quanto dura. Quindi a tutti i costi dobbiamo dire, apro una parentesi, costi quel che costi, chiusa parentesi, dobbiamo dire no alla guerra, no a questi attacchi, no a questa gentaglia che è dentro alla stanza dei bottoni che ha in mano degli stati che sono presidenti, ok? Trump, Macron e altri, ok? Un plauso va alla Merkel che è rimasta fuori da questa situazione qui, ok? Vediamo se l'Italia dà le basi per andare a bombardare in Siria, perché questo è facile che avvenga. Vediamo se l'Italia, se questi politici hanno le palle per dire no, queste cose non si fanno nel terzo millennio, basta, finito. Vediamo se hanno il coraggio di dire no. Vorrei proprio vedere, vorrei. E poi per non parlare di tutti i salotti televisivi dove se ne sentono di tutti i colori. Noi siamo qui arrabbiati perché siamo preoccupati, noi giornalisti accreditati, eccetera, eccetera, perché sappiamo che in caso di conflitto internazionale, conflitto intercontinentale, con l'uso di armi anche atomiche, è la fine per tutti. E quindi io mi sento anche singolarmente minacciato da questi personaggi, a prescindere che poi siano
del mondo occidentale o del mondo orientale. Io mi sento minacciato su questa situazione qui, perché sono loro che hanno creato questa situazione, okay? Che possono quindi andare a minacciare la vita mia, la vita della mia famiglia, la vita del nostro regista a Treviso, la vita di tutti voi che ci state ascoltando. Quindi, cavolo, se non siamo arrabbiati, ma com'è possibile non essere arrabbiati di fronte a una situazione di questo tipo? Siamo, quindi, conclusione, siamo di fronte a dei personaggi irresponsabili e questo comporta, okay, un serio pericolo per il mondo intero, che comunque sia, questi personaggi qua si assumono una di quelle responsabilità, ma una di quelle responsabilità enormi che io non vorrei essere nei loro panni, nemmeno nell'anticamera del cervello. Nemmeno nell'anticamera del cervello vorrei essere nei loro panni. Ok? Che poi, da un punto di vista spirituale, perché qualcuno pensa su questo pianeta che con i soldi si risolve tutto, è proprio il primo che cadrà negli inferi, perché poi alla fin fine, voglio dire, da un punto di vista spirituale, qualcuno risponderà se ha distrutto il pianeta. A chi? A chi ha creato questa meraviglia? Perché la natura, l'acqua, l'aria, la vita, che ha tutto un equilibrio perfetto, un'intelligenza perfetta, non, è ovvio capire, anche un bimbo lo intuisce subito, prima ancora che vada alle elementari, che non è a caso, che non avviene a caso. Okay? Ma che c'è un'intelligenza ben precisa. E quindi rovinare questo, rovinare e distruggere, okay? Credo che chi ha creato poi il tutto possa chiedere un conto, e un conto veramente salato, ma salato veramente. E allora sì che sarà un stridore di denti per questi signori che sono al potere e che pensano coi soldi di fare tutto quello che vogliono. Si sbagliano. E comunque chi vivrà vedrà. Sono le 18 e 12, allora proseguiamo un po' con questa diretta che non era prevista, tanto vero il sottoscritto dovrà essere in tutt'altra parte, non qui in sede per delle interviste, ma vista la situazione, visto quanto è successo, naturalmente ha preferito dare più importanza ad una diretta come questa, ad una diretta straordinaria qui da Radio Science TV, piuttosto che le interviste le potremo fare in un altro momento. Vediamo intanto come, diciamo, è stata data la notizia dell'attacco. Ad esempio, qui vedo dalla rete, andiamo un po' a consultare la rete, vediamo cosa dice la rete in generale, la rete intendo internet. Prendiamo per esempio l'ANSA, che dice Washington, 14 aprile. Allora, ecco qui la figura di questo vecchiaccio, di questo Trump, che dice: ho ordinato all'esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore siriano Bashar al-Assad. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca e precisando che gli attacchi sono in corso in coordinamento con Francia e Regno Unito. Poi abbiamo naturalmente tutti gli editoriali di Mario Albanese, di Giulietto Chiesa, della Pandora TV, molto interessante da andare ad ascoltarli, perché allora c'è, diciamo, più tempo per approfondire, eccetera. Allora vi segnalo il sito internet Pandora TV, che è il seguente, pandoratv, tutto attaccato.it. Ricordo che Giulietto Chiesa è stato per tanti anni, persona preparatissima, perché per tanti anni è stato corrispondente per le testate più importanti italiane dall'est europeo, da Mosca, conosce perfettamente lo scacchiere internazionale. Poi vediamo di vedere altre notizie. Allora, dal Fatto Quotidiano, allora, tempo di aprire la pagina, come dico sempre, siamo in pochissimi qui in questa emittente All News, sebbene gli abbiamo dato una versione anche di network, perché ricordate che in questa diretta ci sono altre radio in collegamento a reti unificate, non è che siamo solamente io e il regista che ce le raccontiamo a noi. Se qualcuno pensa che sia così, si sbaglia di grosso. Scusate. Allora, vediamo. Siria
Gentiloni. Dunque, questo è il fatto quotidiano. La notizia è riportata così: in primo piano, Siria Gentiloni, no a escalation, Salvini, pazzesco, fermatevi. Ma Berlusconi, meglio tacere, ora governo forte. Ah, entra Berlusconi che dovrebbe pensare alle sue televisioni e a tutte le frequenze che ha avuto, no? Non qui ancora oggi a dire la sua, visto poi come è ridotta l'Italia. Abbiamo visto, qui apro una parentesi, abbiamo visto l'Italia, no? Fra destra e sinistra, questo pendolarismo, no? Prima il potere a sinistra, poi la destra, tutti che erano più bravi degli altri. Ah, benissimo, allora adesso dovrebbe avere un'Italia straperfetta, un'Italia dorata. Abbiamo un'Italia che, io dico che, non dico che è al terzo mondo, ma che comunque ha veramente grossi e grossi problemi. E quindi questa gente qua è bene che vadi a casa e si vadi in poltrona a vedere la televisione, ecco, magari nel caso di Berlusconi la sua televisione, no? Alla sera quando trasmettono le varie, diciamo, i suoi palinsesti. Allora, ritorniamo, dai, ritorniamo al Fatto Quotidiano. Abbiamo visto, leggiamo un attimo, il Presidente del Consiglio ha spiegato che l'Italia ha fornito supporto logistico all'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, ma dal nostro territorio non sono partite azioni direttamente mirate a colpire la Siria. I leader del centrodestra divisi, Di Maio a fianco degli alleati, l'Unione Europea sia unita, il PD rilanciare il massimo impegno diplomatico per restituire la parola al negoziato. Ecco, questo come così riportava il Fatto Quotidiano nella prima pagina. C'è anche un video, quindi per chi volesse. C'è anche, qui vedo una fotografia di Berlusconi, anzi no, è un video anche, c'è anche un video. Dunque, chi volesse approfondire, che ha tempo, può entrare sul Fatto Quotidiano e ascoltare anche i video. Dunque, adesso vediamo invece la Repubblica, come ha dato la notizia. Repubblica.it. Allora, in taglio primo, Siria, Gentiloni, azione mirata e circoscritta, ma non sia inizio di un'escalation. L'attacco spacca il centrodestra. Il Premier, leggiamo anche sotto il breve trafiletto, il Premier, operazione non partita da basi italiane, ora diplomazia. Martedì il governo riferirà al Senato. Salvini critica l'offensiva di stanotte. Pazzesco, fermatevi. Ma Berlusconi lo boccia e dice: in queste situazioni meglio non pensare e dire nulla. Dal Colle nessun riscontro a voci su incarico di governo entro oggi. Andiamo con il Corriere della Sera. Attacco in Siria e in USA. Gentiloni, questa azione non si inizia escalation. Il Premier ha sottolineato che l'Italia non ha partecipato all'attacco. Martedì il governo riferirà in Senato sulla situazione in Siria. Dunque, questo per quanto riguarda, appunto, abbiamo, ecco, poi c'è, vediamo se ci sono altre notizie più aggiornate, sempre da Repubblica.it. C'è una grande fotografia, una grande foto taglio primo, dunque riporta la notizia. Allora, in caratteri cubitali, USA, Gran Bretagna e Francia attaccano la Siria. Trump, missione compiuta. Putin dice: atto di aggressione. Damasco, danni limitati. Poi andiamo avanti, dice: alle 21 di New York, che sono praticamente le ore 3 in Italia, il presidente ha ordinato una serie di attacchi mirati a siti legati ai programmi di guerra chimica. Colpiti un centro di ricerca, un sito di stoccaggio per armi chimiche a Homs e un posto di comando. Evitate le basi utilizzate dai russi, ci sarebbero tre feriti. Mosca chiede all'ONU risoluzione di condanna contro l'aggressione armata occidentale nei confronti di Damasco. Insomma, questo un po', questa è un po' la situazione. Vediamo se ci fossero vediamo un po' se ci sono altre notizie in merito. Datemi il tempo di ricercarle. Dunque. Ah,
Allora, Siria, monito all'ONU rispettare la carta, cioè c'è l'obbligo, in particolare quando si tratta di questioni di pace e sicurezza, di agire coerentemente con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, che sono molto chiari su questi temi. Così il segretario ONU sui raid in Siria. Il Consiglio di sicurezza ha responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ha precisato chiedendo una soluzione politica e non militare. Mosca ha chiesto una risoluzione di condanna dei raid compiuti da USA, Gran Bretagna e Francia. Dunque, sono le 18:21, questa è un'edizione speciale di Radio Sirius TV Informa. Perché vi stiamo rendendo conto sull'attacco, su questo atto di guerra, di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia nei confronti della Siria. C'è il rischio di una disastrosa escalation. Un atto di guerra irresponsabile da pazzi sciagurati che si assumeranno enormi, incommensurabili responsabilità davanti al mondo intero. Perché prima abbiamo spiegato il perché. La cosa potrebbe, diciamo, allargarsi, ci potrebbe essere l'uso anche di armi atomiche e ne va di mezzo la vita di tutti, dei nostri figli. Io domando alla società che a volte, non so, gli dà fastidio sentire queste notizie qua, ma a voi vi preme, vi interessa, vi è a cuore la vita dei vostri figli o preferite non sentire niente e andare al mare? Ok? O andare in montagna, andare a divertirvi. Ecco, no, questo perché sia chiaro. Qua dobbiamo fermarci e riflettere, perché siamo tutti coinvolti, anche il sottoscritto. Ecco. Che poi, insomma, ammalarsi di queste cose qui non è che sia stato, che stiamo bene, eh? Cioè, sono morti poi atroci queste qui, ecco, tanto per essere chiari. Radioattività, bombe atomiche uguale, per chi ancora non avesse capito, radioattività in tutto il mondo, non solo lì in Siria. Dunque, visto che appunto noi stiamo parlando in collaborazione con la testata pianetaoggitv.net e siamo preoccupati di quello che sta avvenendo, perché qui stanno minacciando anche la nostra vita. Ok, allora vediamo un attimo come abbiamo portato le notizie. Abbiamo ora letto quelle dei giornali, ma vediamo anche sulla nostra testata Pianeta Oggi. Dunque, in primo piano c'è uno speciale di Pandora TV, l'attacco missilistico condotto da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia contro la Repubblica Araba Siriana, Stato sovrano, membro delle Nazioni Unite, viola ogni più elementare norma del diritto internazionale. È un crimine di guerra compiuto dagli aggressori in base ad un'accusa rivolta al governo siriano, rivelatasi falsa. Vi sono prove inconfutabili che l'attacco chimico a Douma è stato una messa in scena organizzata dai servizi segreti occidentali. Non a caso Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno lanciato missili contro la Siria nel momento in cui stavano arrivando gli ispettori ONU. Vi ricordate ad esempio in Iraq quando si parlava che praticamente si diceva che c'erano degli armamenti, delle armi pericolose, armi chimiche, e invece poi non era vero niente. Ecco, allora la storia si ripete anche qui. Allora, qui c'è riportato un video estrapolato da Pandora TV e lo potete andare a vedere, quindi ve lo segnalo, lo trovate subito a taglio primo. Poi ancora, in primo piano, Siria, Mosca avverte rischio conflitto con gli Stati Uniti. Qui c'è un articolo molto interessante che poi prima di questa lunga diretta lo andremo anche a leggere, che è estrapolato dalla testata Antimafia 2000. Dunque, poi ecco così, la nostra testata ha affrontato, diciamo, la notizia gravissima di questo atto di guerra nei confronti della Siria. Poi siamo già a taglio medio, poi ci sono altre notizie, così rapidamente ve le ricordo. Ad esempio, Victoria, l'inferno umano dentro la ESMA argentina. Vi ricordate quella terribile dittatura di un altro
pazzo, malato di mente, un po' come Adolf Hitler, no? Quando questi argentini, molti studenti, vennero presi, portati dentro la ESMA e non solo, comunque, e torturati, uccisi, in che modo? Cioè, qui veramente viene, cioè, sapere che su questo pianeta ci sono delle persone che arrivano così, a tanto così, c'è veramente da stare con le antenne alte, eh? C'è veramente da stare con le antenne alte. Sono verificate di quelle cose, di quelle cose orribili che hanno dell'incredibile. Che, come dico sempre, non passano nemmeno per l'anticamera del cervello. Quindi capite il discorso. E purtroppo certe cose le ritroviamo anche nel passato, anche nei secoli scorsi. Ad esempio la Santa Inquisizione, quelle povere donne, qua, solo perché erano sospettate di qualcosa, o anche comunque non solo donne, venivano, mamma mia, venivano distrutte, venivano date fuoco, venivano, cioè, incendiate. Ma non ce ne rendiamo conto. Oggi, ancora oggi, non abbiamo capito anche quelli, cioè, non, ancora oggi ripetiamo questi errori, ma sono cose pazzesche, ma sono cose pazzesche. Va bene, poi questa sera c'è appunto a Fossato di Portogarro un concerto interessante, il diario di Adamo ed Eva, praticamente organizzato dal comune di Fossato di Portogarro, ne abbiamo dato notizia, poi ancora andiamo avanti, fermare ogni decisione di bombardamento in nome della sicurezza di tutti. Qui siamo oramai a taglio medio-basso. Questo articolo è stato curato da Giulietto Chiesa e Pandora TV. Poi ancora gli Avar Voice in scena all'ex ESMA di Buenos Aires. Qui c'è anche il filmato che potete seguire un po' lo spettacolo. Ecco. Dopodiché si arriva a toccare alcuni importanti anche questi articoli di antimafia, ve ne cito uno, di Matteo, la priorità è la lotta alla mafia e alla corruzione, sempre estrapolato dalla testata Antimafia 2000. Poi abbiamo RST Notizie a cura di Rosario Moreno, che ricordo è il nostro regista della regia centrale, quindi a Treviso. Poi ancora abbiamo alla fine un comunicato stampa che ci proviene dal nucleo Guardie Zoofile di Vicenza. Ecco, allora, questa è la nostra, diciamo, rassegna stampa relativa alla testata venetooggitv.net, testata online che è diretta dal sottoscritto. Vediamo, ritorniamo quindi all'attacco alla Siria da parte, lo ricordiamo ancora, di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Vediamo se abbiamo qualche notizia, qualche aggiornamento. No, abbiamo nel frattempo una notizia che l'ha lanciata, vi cito la fonte perché l'ho trovata qui in rete, che mi manda il televideo Rai, dove praticamente c'è stata, ricorderete, una sparatoria follonica. Ok, ecco, l'omicida ha confessato e dice: sono stato io. Sono le uniche parole pronunciate di fronte al PM Melchionna di Raffaele Papa, 29 anni, che nel pomeriggio di ieri ha sparato con una pistola a due fratelli, uccidendone uno e ferendo l'altro, oltre a una donna che passava in quel momento in via Matteotti a Follonica, siamo in provincia di Grosseto. L'uomo non ha aggiunto altri particolari alla sua confessione. Dunque, non me le ricordo, ha detto agli inquirenti. Ecco, questo per quanto riguarda dunque la sparatoria di Follonica, ricordiamo quindi l'omicidia, 29 anni, di nome Raffaele Papa, ha confessato, ha detto: sono stato io. Vediamo se abbiamo altri aggiornamenti sul motivo per cui abbiamo aperto questa diretta straordinaria di RST Informa qui a Radio Saiuto TV riguardo all'attacco alla Siria, ma non vedo niente di novità. Allora io direi in conclusione alle 18:30 di vedere, di darvi lettura ad un articolo che è stato scritto prima dell'attacco, un articolo estrapolato da Antimafia 2000, che prima vi ho solamente letto l'articolo,
Dunque, Siria, Mosca avverte rischio conflitto con gli Stati Uniti. Ecco, già il titolo fa rizzare i capelli. Dunque, di Antimafia 2000, a cura di questa testata, che ricordo molto importante, il sito internet è antimafia2000, 2000 scritto a lettere.com, e dice quanto segue. L'ambasciatore russo all'ONU dice: la priorità è evitarlo, ma non possiamo escluderlo. Dopo il presunto attacco chimico sulla cittadina di Douma, ordinato dal primo ministro siriano Bashar al-Assad, dove hanno perso la vita almeno 100 persone, la coalizione internazionale capitanata dagli Stati Uniti non ha fatto attendere risposta. Gli Stati Uniti hanno promesso una ritorsione militare contro il governo siriano, valutando la possibilità di colpire 8 potenziali obiettivi nel paese, tra i quali 2 aeroporti, un centro di ricerca e un impianto di armi chimiche con missili intelligenti e nuovi, twitta Donald Trump. Pensate, questo qui poi comunica queste cose così gravi tramite un social network. Ecco, già qui la dice lunga, ma andiamo avanti con l'articolo. Immediata la replica della Russia, che avverte di rispondere ad un eventuale attacco americano sul territorio siriano. Il rischio di escalation è elevato, per questo motivo la Russia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla Siria, quest'oggi alle ore 10 locali, le 16 in Italia, quindi poco fa. L'ambasciatore russo ha dichiarato: la situazione è preoccupante, la priorità immediata in Siria è evitare il pericolo di un conflitto. E ha aggiunto: non possiamo escludere nessuna possibilità, visti i messaggi particolarmente bellicosi di Washington, ha concluso l'ambasciatore. Mi piacerebbe che ci fosse dialogo con i canali appropriati per evitare qualsiasi sviluppo pericoloso. Nel frattempo, se Roma e Berlino hanno espresso la loro contrarietà ad un coinvolgimento militare diretto in Siria, il governo britannico ha dato il via libera a Theresa May a continuare a coordinarsi con USA e Francia per un'azione militare. Come si legge in una nota diffusa da Downing Street, i ministri hanno concordato con la Premier sulla necessità di agire e di dissuadere il regime di Bashar al-Assad dall'ulteriore uso di armi chimiche. Quest'ultimo però ha contestato la completa estraneità del suo governo riguardo le accuse di coordinamento dell'attacco chimico su Douma. Il botta e risposta dura da giorni e non è dato sapere se e quando ci sarà un attacco. Certo è che il presidente USA, Donald Trump, non sembra aver voglia di abbassare i toni. Non ho mai detto quando avremo attaccato, ha scritto in un recente tweet. Potrebbe essere molto presto o non così presto. E comunque la mia amministrazione ha fatto un gran lavoro nel liberare la regione dall'ISIS. Dov'è il nostro grazie America? Una provocazione evidente che alimenta il clima di guerra fredda che sembrava sopito. Ed oggi più che mai il rischio di un nuovo conflitto mondiale sembra davvero essere dietro l'angolo. Questo dunque l'articolo, che la dice lunga, è estrapolato dalla testata Antimafia 2000 di Palermo. Dunque, sono le 18:34, avete sentito qui, ecco, ancora una volta l'arroganza di questo Donald Trump, come si esprime anche tramite questo social network, ecco, quindi anche questo la dice lunga, insomma. Ma che gente c'è a capo di questi stati? Ecco, ancora la domanda a mo' di ritornello riemerge sotto la luce dei nostri riflettori. Dunque, potremmo andare anche in conclusione, lasciare quindi spazio alla programmazione di Radio Sayers TV. Ripeto, noi siamo preoccupati e abbiamo fatto questo, potremmo dire anche, oltre a aver dato le notizie, anche editoriale, perché qui rischiamo tutti, c'è cioè la nostra vita anche del sottoscritto. Cioè, e quindi come si può rimanere in silenzio di fronte a tanto così? E quindi voglio vedere io.
Chi che non è preoccupato se non agisce, se non cerca di fare qualcosa, quantomeno di denunciare la situazione in corso. Questo attacco gravissimo che è stato fatto da parte di USA, Francia e Gran Bretagna contro la Siria. Mi viene in mente, ad esempio, con la Libia, quando la Francia subito è partita con Sarkozy immediatamente a bombardare. So che insomma poi alla fin fine ecco, ci sono stati tanti morti, quello però poi non si dice mai, no? Allora, quando bombardano gli occidentali è tutto giustificato, danni limitati, no? Poi quando bombardano gli occidentali non si può usare le armi chimiche. Ma guarda un po', dico, e in Iraq quando sono state usate le armi a uranio impoverito, in ex Jugoslavia, ah ma quelle non sono chimiche, no, l'uranio impoverito che cos'è? Non ho capito. Provate ad andare a vedere negli ospedali quanti bambini ricoverati per le conseguenze dell'uranio impoverito. Fu fatto anche un reportage, mi ricordo, dall'ex questore della Camera dei Deputati, che adesso mi sfugge il nome, Ballaman, Edward Ballaman. Ecco, quindi ci sono documenti che parlano molto chiaro. E quindi dov'erano tutte le armi, come dicevo prima, in testa alla diretta di distruzione di massa, armi pericolose, erano tutte frottole. Quindi perché io dovrei andare a credere a quello che dico, a quello che dice la stampa occidentale? Cioè avrei i miei buoni motivi per non credere. E infatti. Allora, 18:37, io prima di chiudere però, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, vorrei sentire, visto che lo abbiamo anche in collegamento audio dalla regia, Rosario Moreno, perché lui, sebbene non sia giornalista, ma che comunque è un osservatore attento, e poi consentitemi, perché ci sono anche tanti giornalai in giro, quindi voglio dire, Rosario Moreno è più grande di me, quindi ha più esperienza nella vita, è reduce di molte battaglie per il sociale, e quindi in certo qual senso può essere anche più preparato del sottoscritto. E allora io, come anche direttore della testata Pianeta Oggi TV, dove Radio Sales fa riferimento, lo autorizzo, io lo autorizzo e nessun altro, perché qui sulla testata comando io, quindi autorizzo tranquillamente Rosario a poter dire la sua su questa situazione che si è venuta a creare. Prego, Rosario. Grazie Massimo. Allora, il discorso è molto semplice, non è questione diciamo, di anni di esperienza, è questione di un po' di intelligenza. Perché basterebbe un bambino di pochi mesi, non dico di anni, ma pochi mesi, che riuscirebbe a capire che una situazione del genere potrebbe scaturire in qualche cosa di molto disastroso. Non per i paesi contendenti in questo momento, ma per l'umanità intera. Quindi io non credo al nostro Gentiloni che fa la predicozzo dicendo: ah, ma ben diamo solamente le basi logistiche, non interveniamo direttamente. Non me ne frega la mazza, io non ti do neanche le basi della logistica, tu te ne vai a fare a quel paese i fatti tuoi, ma non da casa mia. Questo è per quanto voglio dire al nostro ministro Gentiloni. Voglio dire a Di Maio del Movimento 5 Stelle, è inutile che stia a fare il predicozzo sul fatto dell'Unione dell'Europa, oppure di altre stupidaggini simili, perché qui bisogna fare una cosa molto semplice: uscire dalla NATO, risparmiare milioni di euro al giorno, soprattutto, e non dipendere più da teste malate, perché queste non sono sane di mente, non sono, dovrebbe essere, anzi, dovrebbero avere un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, questa gente qui. Macron, la May e Trump in questo momento dovrebbero essere presi e portati in psichiatria con un trattamento riservato a parte per capire cosa hanno in testa. Una volta si facevano gli esperimenti. Comunque, dalle notizie frammentate di stamattina, perché io stamattina la prima cosa che ho fatto, caro Massimo, è fare un'edizione speciale personale, perché mi sentivo di farla, e la registrazione su Facebook, ho notato che ci sono state, almeno dalla lettura degli articoli, delle incongruenze. Innanzitutto, la prima incongruenza è dovuta al fatto che
i comunicati, le comunicazioni che hanno dato due stati, Stati Uniti e Francia, erano abbastanza diversi tra loro, perché mentre gli Stati Uniti dicevano che non avevano informato la Russia, il ministro francese, una signora, ha detto l'opposto, insomma che erano stati, comunque avevano informato la Russia. Questo è un dato di fatto. Quindi già tra loro che sono in tre e fanno un attacco congiunto, che fanno un'operazione del genere, già con il comunicato c'è qualche cosa che non quadra. Il secondo è che Trump è stato richiamato dal Congresso degli Stati Uniti, perché un presidente degli Stati Uniti non può fare un attacco a un'altra nazione se non ha l'autorizzazione del Congresso. E lui l'autorizzazione al Congresso non l'ha chiesta, l'hanno detto chiaramente, addirittura anche alcuni repubblicani si sono schierati con i democratici quando hanno fatto questa affermazione, che il Congresso era venuto a conoscenza della situazione quando le cose erano già state fatte, quindi quando già avevano bombardato, avevano attaccato la Siria. E questo un presidente degli Stati Uniti non lo può fare perché ha violato la Costituzione degli Stati Uniti d'America. E se un presidente giura sulla Costituzione degli Stati Uniti d'America e la viola, già questo mi fa capire, insomma, che personaggio è l'elemento che abbiamo in questo momento che governa una grande nazione come gli Stati Uniti. Quindi queste sono state le due cose controverse che ho trovato. Ma la cosa peggiore che può essere fatta è che è avvenuta, l'hai detta anche tu. Io non ho letto notizie da parte del Vaticano su questo argomento. Però posso dire a onore del vero che può darsi che stiano studiando la situazione, me lo auguro. Perché Papa Francesco, diciamo, è sempre pronto a dire la sua su tutti gli argomenti, anche quando sono molto scomodi. Quindi per questo mi sono un po' meravigliato della cosa. O gli è stato imposto il silenzio, oppure stanno sbagliando, stanno studiando la cosa. Io credo che l'Italia in questo momento, che sia senza governo col governo, la nostra figura di cacca l'abbiamo fatta e la continueremo a fare sempre, senza nessun problema. Ci siamo mai abituati con questi personaggi. Quindi solo Salvini ha detto qualche cosa che si è opposto a questo attacco, perché giustamente dice, insomma, che se c'è un'escalation dopo veramente ci rimettiamo tutti. Quindi Salvini ha avuto anche lui il modo di esprimersi, ma comunque tutti quanti si esprimono attraverso i social ultimamente. L'ho notato anch'io, caro Massimo, dal Presidente degli Stati Uniti andare avanti. Per quanto riguarda il resto, adesso io sto aspettando cosa dice la Russia, ma soprattutto cosa deciderà l'ONU. Tanto all'ONU comandano gli Stati Uniti d'America. Quindi aspettiamo le risposte, staremo a vedere e aggiorneremo tutti i nostri ascoltatori. Ti ripasso la linea, caro Massimo. Grazie dunque alla Regia Centrale Rosario Moreno per queste considerazioni molto interessanti, molto importanti che lui ha colto. Hai fatto bene a mettere anche queste sotto la luce dei nostri riflettori. E penso che insomma non ci sia da aggiungere altro arrivati a questo punto, altrimenti rischiamo di essere ripetitivi. Noi non vogliamo come fanno nei salotti delle TV nazionali, no? Quelli che hanno avuto tutte le frequenze a scapito delle TV locali. Anche qui apro una parentesi, voi direte: ma sei proprio polemico? Sono verità, sarò polemico, ma queste sono verità, che è giusto riportarle, è giusto metterle in luce anche queste. Mettiamo tutto sul tavolo arrivati a questo punto, visto che qui siamo tutti minacciati, perché qua siamo veramente minacciati e c'è veramente da essere preoccupati. Quindi va bene tutto, mettiamo tutto sopra al tavolo. Ecco, allora, noi non vogliamo essere ripetitivi, dicevo, riparlare e riparlarne ancora e fare altre polemiche su cose già dette e quant'altro, ecco, come quei salotti che di sera non finiscono più, a volte vedo anche di plastici lì in studio, non si capisce bene, ecco, cioè, allora ecco, noi come emittente preferiamo dare la notizia approfondibile, fare delle considerazioni. Ok, sempre naturalmente nel rispetto dei nostri ascoltatori, siamo pronti a mettere in evidenza tutti quelli che sono i pericoli per la società, ecco, quindi un po' come di un servizio pubblico, una tutela per
per i nostri come dire, ascoltatori, per tutti coloro che ci ascoltano, perché qui siamo di fronte a un problema veramente grosso. Dopodiché lasciamo naturalmente la linea alla rete con i suoi programmi, ecco. E basta, noi interromperemo le trasmissioni solamente nel momento in cui ci fossero altre notizie di un certo rilievo, allora siamo per forza, ecco, costretti, giustamente, guai se non lo facessimo, a farvi presente quello che succede, eventuali aggiornamenti. Quindi per il momento chiudiamo qui 1845 Radio Sirius TV e le emittenti collegate, Radio Valdichiana, Radio Reno, eccetera. Grazie per averci seguito. A voi, buonasera.